vita avevano un sogno: costruirsi una barca per andare per mare. Bentornati a Storie di Pan. In questo episodio vi porteremo alla scoperta della seconda parte della storia, Un ferro da stio. Eravamo arrivati al momento in cui i due fratelli massoni, muratori di professione, avevano finito finalmente la loro imbarcazione, Un ferro da stio. Ma quando si erano spinti a guardare la spiaggia grigia che stava sotto l'arco del ponte, che era stato il loro cantiere navale improvvisato, avevano visto onde, mare, scogli appuntiti. Tutto a un tratto era apparso loro il lato pazzesco dell'impresa. E adesso vedevano il livello del Mediterraneo giù sotto, come se si fosse abbassato. Come avrebbero potuto affidare la loro creatura a quel baratro? Qualcuno si chiederà, ma non l'avevano vista prima? Non se l'erano data prima che c'era un dislivello di 20-30 metri dalla ferrovia al mare? Certamente, ma è come quando scopri qualche lato nuovo di una persona che ami. L'avevi visto anche prima, indubbiamente, quell'aspetto, ma per amore non gli avevi dato quel peso. Prima era un vezzo, una particolarità, che si armonizzava nell'insieme. Ora, invece, diventa un'altra cosa, che non ti fa dormire, che non puoi mandare via. E ora come femmo? E ora come facciamo? Si erano chiesti con lo sguardo i due fratelli massoni. Ma loro non si sono demoralizzati. Avevano un nome da paladini di Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, dopo tutto, no? E allora hanno fatto un grande ponteggio articolato che partiva dalla spiaggia, saliva su appoggiandosi alle rocce, cementandosi nelle cavità, dalla scarpata con pali, assi e fil di ferro da carpentiere. Hanno fatto una Tour Eiffel di legno che a una certa quota si piegava ad angolo assecondando l'andamento del dirupo e che arrivava fino al bordo della fascia, fino alla prua del ferro da stio. Dicono le cronache della prima crociata che Guglielmo Embriaco non esitò a smantellare le sue galee per utilizzarne il legname e costruire le grandi torri da guerra che gli permisero di conquistare Gerusalemme. Così i due muratori di Recco smontarono il legname dei loro cantieri, quintali di assi, e con chiodi, corde e catene innalzarono la loro macchina da guerra. Non si era mai visto un affare, un anghesu come quello dalle nostre parti. E i loro amici non li lasciarono solo in quell'impresa. Tutti si erano dati da fare, come nei giorni di festa patronale ti ritrovi un sacco di volontari senza nemmeno averli chiamati. Il ponteggio era pronto. Ora, dopo aver imbragato il ferro da stio, che sembrava un neonato di una volta, tutto stretto nelle robuste fasce, si preparavano al varo più pericoloso della storia. Una trentina d'uomini si era data appuntamento. Ma no, per descrivere adeguatamente quella giornata campale ci vuole la lingua di Cafaro, politico e cronista genovese, 1080-1166. Convennero per l'ovaro apud la riva de Bordigotto 30 uomini, che 15 stavano sopra detta fascia e 15 stavano sotto. Gli 15 che sopra stavano avevano lo compito di sponciare, ovvero sia spingere lo gozzo verso lo mare et naturalite trattenerlo. Gli 15 che sotto stavano con corde e con pali avevano da tenere la chiglia del medesimo gozzo lungi dalle puntute rocce. In illo die li più timorosi furono gli 15 uomini che sotto stavano al vedere la prora di tanto gozzo qui pendevat suprat capite meorum, ovvero sia che parea come lama di grossa scure puntata sulla loro testa. E detti uomini, rinnovando i voti agli santi cuius erano divoti, facevano voce agli altri soprastanti che con ferma mano tenessero le corde et le catene e non avessero a mollare etiam si anche in caso di fortissima prurigine.
Sia come sia, l'impresa riuscì. Nessuno si fece male e la pilotina dei massone toccò il mare e galleggiava perfettamente. Il primo ad essere soddisfatto fu Chico, il maestro d'ascia. Adesso Uffero d'Astio passava le sue giornate al largo, sul filo dell'orizzonte, sulle vaste distese del Golfo del Paradiso, ora con la prua verso il mondo di Portofino, ora verso il porto di Genova, con Orlando e Rinaldo a bordo, che forse avevano smesso di litigare, o forse no, tanto nessuno li sentiva più oramai. E la gente che lo vedeva passare, stando a terra sul molo di Camogli in Lazza, diceva: guardalo là, un ferro d'Astio, opa, proprio un ferro d'Astio, guardalo là, il ferro d'Astio, sembra proprio un ferro d'Astio. Passarono gli anni e i due fratelli si resero conto che erano diventati ormai troppo vecchi per scorrazzare per il mare aperto. Quando arrivarono a terra, in effetti, scalzi, con i pantaloni ripiegati al ginocchio e le barbe piene di salsedine, erano abbastanza malconci. Un pescatore di Sori, appunto, che faceva pesca d'altura, Soin di Sori. E qui devo dire con orgoglio che in questa storia c'entro anch'io, perché Soin l'ho conosciuto. Era quello che passava davanti al porto di Camogli, che quando passava davanti al porto di Camogli non mancava mai di salutare con walkie-talkie mio zio Gino Vinci Guerra, detto Uguera. Io in quegli anni lavoravo con lui, Gino Vinci Guerra, proprio davanti al faro, prima dei Tre Fre, c'hai presente? Quando mi hanno raccontato questo particolare mi sono reso conto che anch'io ho visto la barca della nostra storia attraccata al molo dove stava mio barba, Gino Vinci Guerra, detto Uguera. Un giorno di luglio, improvvisamente, il ferro d'Astio ha puntato l'indice della sua spernaccia, della sua prua, verso il cielo, abbassando quella sua strana poppa giù, sotto la pelle del mare. Ha preso una strana e naturale postura verticale ed è affondato, realizzando in pochi minuti il destino che portava scritto nel nome, quello vero. Per fortuna Soin ha fatto in tempo a chiamare la capitaneria di porto. Il ferro d'Astio ha raggiunto le altre imbarcazioni, i relitti che dormono semisepolti nella sabbia o in mezzo agli scogli nel nostro mare. Io sono Anna Morchio, narratrice e podcast producer. Insieme a Franco sono la voce che vi accompagna in questo viaggio. Io sono Franco Picetti, cantastorie, che raccolgo le storie in giro per la nostra provincia e non solo, e poi le racconto a modo mio. Io sono Giuliano Battaglia e sono quello che vi accompagnerà personalmente lungo i sentieri della Liguria, alla ricerca delle tracce dei protagonisti delle nostre storie. Io sono Pietro Finamore, videomaker per passione. Seguiteci su storiedipanna.com, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Aiutateci con i vostri contributi a migliorare. Storie di Panna è un podcast realizzato con la regia di Anna Morchio. Musiche e racconti originali sono di Franco Picetti.